Eccoci, buonasera a tutti. Pala Intini di Noci è la semifinale di ritorno, scudetto del campionato italiano di pallamano maschile. Da una parte Terraquila Carpi, che dopo la vittoria nella gara di andata di 8 reti, praticamente 29-21, è con un piedino vicino alla finalissima scudetto. Dall'altra la squadra di casa, che naturalmente vuole l'impresa impossibile. È il momento della verità, è il momento nel quale insomma bisogna giocarsi tutto. Franco Chionchio. Ciao, buonasera a tutti. Ci vuole un'impresa da parte del Fasano molto molto difficile. È chiaro che il Carpi non deve pensare e giocare come già fosse sicura la finale, solo così può tenere lontano le velleità del Fasano. Buon lavoro alla squadra tecnica, Vincenzo Belli che guida il tutto dalla regia. Direi di vedere insieme il cartello che ci spiega come può finire questa semifinale, con solo una possibilità di pareggio: se finisce con lo stesso risultato dell'andata si va ai tiri di rigore. Sì, è solo il 29-21 può andare a rigore, altrimenti c'è sempre un vincitore da una parte o dall'altra. E dunque queste sono le situazioni, le opzioni che ci sono per questa partita. Adesso ci ha raggiunto il tecnico del Carpi, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, è una vittoria importante quella dell'andata, che vi fa stare già vicinissimi alla finale. Beh, sicuramente ci ha dato tanto morale, ci ha dato tanta voglia di giocare, tanta voglia di continuare a lottare. Oggi non sarà facile, perché Fasano in casa sicuramente si esprime sempre a grandi livelli, ma ce la metteremo tutta. Serafini, si gioca qui a Noci, c'è stata un po' una vigilia difficile, perché in pratica si doveva giocare al palazzetto, alla palestra del Fasano, poi per questioni di tifosi si è spostata la gara qui. C'è stata un po' di tensione alla vigilia di questa gara? Le grandi partite, le partite importanti hanno sempre un contorno di tensione. Spero che nel momento in cui l'arbitro fischi l'inizio si pensi al campo, al gioco, e spero che sia una bella partita per tutti. Sei d'accordo, Davide, che la cosa più importante oggi è l'approccio alla partita? Assolutamente, ne ho parlato tanto con i miei ragazzi. L'importante è che noi cominciamo e continuiamo a giocare pensando di essere 0-0, perché se possiamo solo lontanamente a gestire potremo andare in difficoltà. No, volevo dire, non è che vi volete particolarmente bene, che non si sente. Ci vogliamo bene, ma c'è molto rumore. Grazie a Serafini. Adesso possiamo vedere la formazione, lo starting seven del Carpi, che scenderà in campo. Franco Chion. Sì, parte senza la novità, e non gioca Scattar, penso infortunato momentaneamente. Inizia Molina, ma i sette sono quelli base dell'andata, senza Toicic ancora fuori. Ecco, adesso c'è anche il tecnico di casa, Ancona, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Allora, naturalmente per la sua squadra è stata una sconfitta pesante quella a Rubiera. Dove può partire la rimonta del Fasano? Innanzitutto, velocemente, volevo ringraziare la società del Noci che ci ha ospitato, grazie, grosso grazie. Siamo consapevoli del gap che ci divide, ma ce la giochiamo tranquillamente. Sappiamo che il primo tempo è finito 2-0 per loro, ce la mettiamo tutta, ci giochiamo sta partita. Dal punto di vista tecnico, dove farà la partita la sua squadra? Ma sicuramente imposteremo tutto sulla difesa e la ripartenza, perché abbiamo da recuperare questa differenza, ma la partita è lunga, ce la giochiamo. Paradossalmente devo fare la stessa domanda: l'approccio alla partita, soprattutto la prima parte della partita, è molto importante da parte della tua squadra. Cosa gli hai detto ai ragazzi? Ho cercato di motivarli, non è stata assolutamente una partita positiva per noi all'andata, e sono sicuro che daranno tutto e saranno pronti per l'inizio. Lo starting seven? Burzic centrale, Terzini, Rubino, Bearevic, Ali, De Santis, Costanzo, pivot, Maione e Porta Fovio. Grazie, in bocca al lupo. Crepi. Franco Chionchio, questa formazione? La formazione base del Fasano. Ripeto, per Fasano è molto importante, soprattutto la prima parte, dove deve dare il meglio, deve accumulare un minimo di vantaggio, altrimenti è molto più dura. Allora, noi siamo pronti, gara naturalmente da seguire, possiamo andare con la sigla. Chiarello di Palermo, Sandro Pagaria di Enna.
delegato FIGH Giovanni Cardone di Napoli. Possiamo anche eventualmente vedere la griglia che ha portato le due squadre qui, la griglia dei playoff. Dall'altra parte ricordiamo che sabato prossimo si giocherà la gara di ritorno a Bolzano tra Bolzano e Pressano. All'andata Pressano ha vinto di 2. Da ricordare che la squadra che vincerà questo incontro giocherà la prima in casa nella finale di scudetto, e la squadra invece che uscirà vincente tra Pressano e Bolzano giocherà la seconda, la finale scudetto appunto di questa stagione 2013-2014. Dunque grande passione a Noci qui da parte dei tifosi di casa del Fasano, vengono ospitati al Palantini proprio perché Palazzizzi è stato giudicato piccolo per ospitare anche i tifosi del Carpi. Questa situazione come l'ha vista, Franco Chionchio? Ma per quanto riguarda il pubblico sicuramente è molto più capiente, oggi è pieno, già un'ora fa era quasi tutto pieno, quindi queste persone sicuramente non sarebbero entrate al Palazzizzi, però è chiaro che giocare a casa loro da parte del Fasano era molto, molto meglio, perché conoscono bene il campo, l'ambiente, ma come vediamo la coreografia per Fasano non manca, quindi sono tutti i presupposti per assistere a un ottimo match. Vi ricordo la possibilità di entrare in contatto con noi attraverso il Twitter @ Rai Sport Web # Pallamano, la possibilità di entrare in diretta, commenti e domande al nostro Franco Chionchio in diretta per seguire insieme questa gara che vale la finale scudetto del campionato italiano di pallamano. Dunque comincia in attacco Fasano con Bursic, si scambia di posizione, poi no, con Bearevic, De Santis, Bursic, Rubino. Ancora l'attacco da parte della squadra di casa, il primo di questa semifinale di ritorno. Bearevic, comincia così Fasano. Naturalmente l'approccio è molto importante per i pugliesi, per il discorso relativo al loro tentativo di rimonta. Qui intanto la rete di Pieracci, subito anche Carpi trova la sua rete, 1-1. È chiaro che ogni rete del Carpi fa male al Fasano, perché ricordiamo che deve recuperare una dote di 8 reti, non è poco, però Bearevic, che a Carpi non aveva fatto una gran partita, è partito subito molto deciso, e questo è molto molto importante per la squadra di Fasano. Bearevic nell'angolo, para Malavasi su Costanzo. Ricordiamo che Malavasi all'andata ha fatto una grandissima partita. Eh sì, ha avuto una percentuale di parate importante, molto alta rispetto a quella di Vito Foglio, anche questa è stata una differenza. Assolutamente sì. Presente anche, come si diceva, una parte di tifosi di Carpi che hanno raggiunto la terra pugliese di Noci, sono posizionati dietro la porta di Fovio. Pieracci, Marrocchi, Pieracci, ancora il tentativo da parte della formazione emiliana. Sperti dentro, è stato fallo, c'è l'ammonizione qui. Sì, un fallo di Bearevic su Basic. Ricordiamo che per il momento è disponibile Skattar, infortunato al polpaccio destro. Ricordiamo che anche Skattar è stato tra i protagonisti assolutamente assoluti. Malavasi e Skattar sono stati migliori in campo del... C'è probabilmente anche, diciamo così, un'idea di salvaguardare il proprio giocatore in vista di una possibile finale. Ma intanto non deve rischiare assolutamente niente, ma ricordiamo che sì, frazione di passi giusto da parte di Marrocchi. Ricordiamo che Molina non è l'ultimo arrivato, fin dall'arrivo di
e Berzic. E Berzic in ripartenza veloce, 2-1, abbiamo rivisto, se n'è andato centrale, nulla da fare per Malavasi, molto buono il tiro in opposizione da parte di Berzic, nelle sue caratteristiche. Dunque è chiaro che l'ambiente soprattutto è molto difficile per il Carpi, i primi 10-15 minuti dove il Fasano deve dare il meglio di sé per cercare di mettere un minimo di vantaggio per avere delle speranze di agguantare l'impresa, perché di impresa si parla per raggiungere il risultato. Sale il Carpi, Sperti alla giocata verso Piccinni, ma Piccinini al tiro, ha parato però Fovio. Ricordiamo che fuori anche Dojcic, era anche nella partita dell'andata, è stato fuori, quindi due terzini titolari praticamente sono out, addirittura Dojcic è in tribuna. Comunque Piccinini l'andata aveva fatto una gran partita. Entra anche Maione al posto di Giannoccaro, si va a posizionare nel suo consueto spazio lì nel cuore della difesa del Terraquila Carpi. Berzic, Rubino, Bearevic, si avvicina a Berzic, Rubino arriva da dietro, dentro per Maione, 7 metri, tiro dai 7 metri, fallo di Basic. Eccolo qua, vediamo, gran palla di Rubino e Basic da dietro, non è riuscito a intercettare la palla. Lo stesso Pasquale Maione contro Malavasi. Maione, reti, non sbaglia Pasquale Maione. Ricordiamo che Malavasi all'andata ha parato 5 penalty, anche questo è... Adesso c'è un marcatura uomo a parte di Messina su Marrocchi. Piccinini si avvicina all'area, un tentativo ancora da parte del Carpi con Pieracci. Sì, in questo caso era Di Matteo che è andato a scavalcare Rubino, ha preso fallo 9 metri, adesso ancora Marrocchi, Piccinini, palla nell'angolo per Sperti. Buono il movimento, però sbaglia il tiro Sperti. È pronto il Fasano sulla seconda fase. Dall'altra parte la rete, in velocità ancora del Fasano, 4-1. Naturalmente ci si poteva aspettare questo inizio in accelerazione da parte dei pugliesi. Basic. E c'è stato un errore anche da parte di Sperti, perché dopo il tiro è andato a cambiare e quindi ha lasciato la zona sua sguarnita, ha dato la possibilità di andare. E ancora Di Matteo che sbaglia. Allora, si difende la formazione di casa, Berzic, 4-1 il punteggio. Attenzione, intanto due minuti, esclusione temporanea, la prima Basic della gara per Basic. Anche questi saranno naturalmente momenti importanti e valutazioni sicuramente da tenere d'occhio, perché alla terza esclusione temporanea poi si lascia definitivamente il campo. Basic uscendo si è lamentato anche con il tavolo. Berzic, Rubino, Berzic, arriva Maione, lascia Rubino dentro, recupera bene qui la difesa del Carpi. È stato bravo Marrocchi a recuperare su Maione, ha intuito l'intenzione di Rubino di passare la palla a Maione, è stato molto bravo, ha evitato sicuramente un tiro di Pasquale Maione sui 6 metri. C'è inferiorità numerica per chi attacca. Piccinini, c'è stato il fallo qui subito da Molina, si lamenta Molina. Sì, però non devono sì, questo è stato il fallo di Maione, ma loro devono pensare a giocare, non a essere intimiditi. È una squadra forte, esperta, si deve giocare sul campo senza avere pressioni negative. Adesso è stata una murata di Bearevic che ha recuperato Fasano. Sempre 4-1 il punteggio, si ferma il gioco però.
perché probabilmente ha subito un taglio Bearevic per fermare l'azione precedente. C'è sangue a terra, lo si vede in maniera chiara. Ecco qua, sì. Gli ha chiuso nel... Naturalmente Bearevic è un giocatore molto importante per provare a recuperare il risultato dell'andata. Adesso vedremo se ci sarà la possibilità da e parte dei medici del Fasano di rimettere in piedi. Rivedere, se possiamo rivedere questa immagine, si è visto Marrocchi che, se possiamo rivederlo, mi sembra che Marrocchi ha lasciato completamente la palla. Eccolo qua, qua si lascia la palla e lascia andare il braccio. Grazie a Vincenzo Belli che prontamente, in questa circostanza, fatto con il gomito ha colpito il viso di Bearevic. Al limite, che non è stata sanzionata però dalla coppia arbitrale. Non era facile da vedere. No, anche perché c'era comunque un tentativo di tiro nella stessa azione. Dunque 4-1, l'importante insomma che si possa riprendere il giocatore del Fasano, mentre qui continua il nervosismo in campo. Polito, sì, ma come dicevo prima, è Polito che viene qua a lamentarsi del... Devono stare tranquilli, devono giocarsi la partita senza accendere dei fuochi che non esistono. Devono pensare solo a giocare, giocatori. Tutte e due le squadre, naturalmente. Superiorità numerica per il Fasano. Maione. C'è il doppio pivot per Fasano. Berzic, Rubino, 7 metri su, penso sul taglio di Pieracci, che eccolo qua, ha tagliato dentro, cioè c'era il piede nel, è andato con il corpo a chiudere su Rubino che era in entrata. 7 metri, adesso è Maione ancora. Maione contro Malavasi, lo sbaglio. 5-1. Partenza bruciante da parte del Fasano, che ha già dimezzato lo svantaggio dell'andata. Sì, deve essere doppio il vantaggio per poter appunto pensare di arrivare nella finalissima, tenendo presente che ne deve subire al massimo 20. Pieracci, Marrocchi, Molina, attaccato da Giannoccaro in maniera fallosa ancora. È chiaro che più passa il tempo e il vantaggio è che i giocatori del Fasano ci credono sempre di più. Il Carpi che deve stare più tranquillo. Time out chiamato Serafini dal Carpi. Andiamo a sentire la panchina emiliana con Serafini. Oh, ragazzi, ora è il cambio, lo fa Robertino, ok? Quindi Pasquale rimane in difesa e Flavio cambia, Umberto cambia con Robertino. Ok, approfittiamo, duro, giochiamo uno sinistra, uno destra, lungo, azione, testa nell'ala, subito pronto, non subito al pivo, con calma si apre lo spazio, Nardi, molto Nardi. Rigore, dai, oh. Dai, Marco! Si riparte Franco Chionchio. Ma è chiaro che Serafini ha dovuto giustamente chiamare un time out perché il trend era troppo negativo, è partito troppo male, ha dato cercato di dare tranquillità e di giocare la partita tranquillamente, anche perché, ripeto, la dote è molto alta e non deve assolutamente perderla, ma in questa circostanza Molina è stato murato. Adesso c'è angolo da parte del Carpi. Resta in attacco la formazione emiliana, ancora in inferiorità numerica. Pieracci, Marrocchi, palla in angolo di Matteo. La rete di Di Matteo, non sbaglia, molto importante, ha fermato un po' l'azione dei padroni di casa. Sale ancora, adesso c'è Pagano in campo, De Santis, Rubino di Bearevic,
Eh sì, stanno naturalmente cercando di rimettere in piedi il proprio giocatore, i medici del Fasano. Intanto dentro per Maione, Malavasi, tutto regolare, possibilità ancora per Iemiani. Malavasi su Maione, gran parata, adesso Pieracci che va in percussione, c'è parata di Fovio. Palla viene assegnata, al Carpi. Al Carpi, che resta in zona d'attacco. Pieracci, Marrocchi, Marrocchi prova a liberarsi dentro per Pieracci, palla che arriva incredibilmente tra le braccia di Fovio, in velocità Bursic, Giannoccaro, è stato bravo Marrocchi a tenerlo, Giannoccaro ha provato a girarsi, eccolo qua, è stato molto bravo a tenerlo, altrimenti rischiava il 7 metri. È rientrato anche Costanzo, anche Maione, prende lui il pallone, Rubino, Maione, Giannoccaro, Rubino, Bersicciola per Maione, Riti, Bersicciola, Maione. Il doppio pivot consente a Maione di stare uno contro uno e chiaramente ha provato a cercare lo sfondamento Basic, ma ecco una deviazione la rete di Marrocchi che risponde così a Fasano 6-3. Fortunato in questa circostanza perché il tiro di Marrocchi è stato deviato, però dopo il time out il Carpi ha ripreso a giocare. Vediamo qui la fasciatura Beharevic, praticamente come un casco in testa. Rubino e Pagano che è centrale adesso, Bursic a sinistra, De Santis, Bursic, Pagano è andato in acrobazia, è stato fermato con un'azione fallosa, il tiro di punizione da parte del Fasano. Bursic, De Santis, Bursic dentro per Maione, 7 metri, sta giocando molto bene Bursic con Maione, il Fasano sta aspettando, non sta forzando, sa che prima o poi l'occasione per Maione, eccolo qua, blocco su di lui, molto da bello fare. Molto bello l'assist, nulla da fare per Bursic, sguardo da una parte, palla dall'altra, e dunque adesso tiro dai 7 metri, cambia Bursic, rigorista con Bursic contro Malavasi, ha parato Malavasi, eh sì, ha parato, ha risposto alla grande il portiere del Carpi, dunque si resta sul 6-3. Marrocchi, Pieracci, sfondamento di Pieracci, c'è lo sfondamento, quindi può ripartire Fasano con Bursic a cercare De Santis, eccolo Beharevic, fasciatura evidente per lui per fermare insomma quella botta che aveva fatto uscire del sangue sul volto, proprio vicino all'occhio. Doppio cambio, attacco e difesa, Costanzo e Maione con Giannoccaro e Messina. Bursic, Beharevic prova l'assist dentro per Maione, resta in attacco la formazione di casa Puglia, che viene rappresentata in questa stagione almeno per quanto riguarda la corsa a scudetto solo dalla Fasano, la rete di Beharevic. Puglia che negli ultimi anni si sente di poter rischiare qui quasi da fermo, ha tirato una gran mina, nulla da fare per Malavasi. Puglia, vi dicevo che negli ultimi anni ha fatto molto bene prima del ritorno di Bolzano, soprattutto con Versano che ha vinto tanti scudetti, poi Bolzano e adesso vedremo quale sarà la finale di questa stagione. Marrocchi, viene fermato il suo tiro, Messina se ne può andare da solo, uno contro uno, scivola la taglia, rete, 8-3, e questo è questo quello che deve fare Fasano, grandissima difesa e contropiede. Avete visto qui
sotto le gambe, ce n'è andato praticamente in volo, è quasi quasi perdendo anche un po' di equilibrio sul piede che era rimasto a terra. Marrocchi, Molina, Marrocchi dentro, buona l'azione, il pallonetto vincente, bella, buona molto bella del Carpi, molto bella l'azione del Carpi a liberare Basic completamente libero all'interno dei 6 metri. Eccolo qua, molto bravo Marrocchi a praticamente tagliare fuori Fovio, non permettergli nulla, molto bravo davvero Basic anche nella conclusione. Il pallonetto vincente 8-4 per chi adesso attaccherà. Si asciuga un po' il campo, di sicuro è un Carpi che piano piano sta riprendendo con tranquillità la sua gara dopo un momento iniziale difficile. Sì, però diciamo che dopo il time out di Serafini è rimasta praticamente il punteggio è rimasto invariato, più 4 Fasano, però più 4 è una buona dote per il momento. Maione dietro per Brzic, c'è Bearevic, attacca la squadra di casa, sempre molto caldo il pubblico del Fasano. Brzic, Bearevic, Rubino, si avvicina all'area Fasano, poi qui c'è il fallo su Costanzo che aveva cercato la penetrazione centrale. No, qui c'è stato il fallo di Basic, però dopo no, niente, fallo duro però sul corpo. Carpi è uscito anche abbastanza bene dalla inferiorità numerica che aveva avuto in precedenza. Maione, Brzic, c'è Bearevic, Rubino dietro per Bearevic, si batte dentro Brzic, ha battuto in velocità Fasano, si deve rifare tutto, è stata vista un'infrazione da parte dei giocatori in difesa del Carpi. De Santis, Brzic, pallone che sta scivolando un po' troppo, Bearevic poi si gira, è stato molto bravo Bearevic, molto bravo a far finta di tiro e servire Brzic che si era trovato, e qui è netto il 7 metri perché Polito era completamente dentro l'area e ci sono anche i 2 minuti. È un Fasano comunque che in attacco si sta disimpegnando abbastanza bene con una circolazione della palla molto interessante. E Maione, Maione contro Malavasi, rete, non sbaglia. Rete, non sbaglia, chiama il suo pubblico Pasquale Maione, 9-4, superiorità numerica, abbiamo superato da poco la metà del primo tempo di questa semifinale di ritorno scudetto del campionato italiano di pallamano maschile tra Junior Fasano e Terraquila Carpi. Attacco degli emiliani, Di Matteo, grandissima intensità difensiva da parte del Fasano, chiaramente il punteggio fa salire ancora di più le energie. Pieracci prova tra due, viene fermato così, ancora Carpi, sotto passivo devono tirare. Pieracci prova il sottomano, si lamentano, la palla però è subito per Messina, di nuovo Messina, uno contro uno, rete sbaglia, non ha dato scampo a Malavasi, in anticipo ha tirato, 10-4, questo è il massimo vantaggio del Fasano. Pieracci, Carpi che vuole diventare una realtà importante di questa disciplina già quest'anno, comunque questa bella opportunità nella semifinale scudetto, investimenti anche in proiezione di una prossima stagione che vuole essere vissuta da protagonista dalla sicuramente società. Cerchiari ha fatto un ottimo lavoro, ha costruito una squadra
praticamente due squadre, oggi chiaramente sono i due terzini titolari fuori, Skattar come rinforzo da gennaio e Toicic che non c'è, adesso Fovio, molto importante il suo apporto. Ha parato il lancio sbagliato questa volta per Messina, riparte Marrocchi. Fasano già da anni che insomma è una realtà consolidata della pallavolo italiana. Ancora Fovio. Fovio su Molina. È chiaro che dipende tantissimo anche da lui. Ricordiamo che all'andata non ha fatto una delle migliori prestazioni sue, ma Rubino para Malavasi, ci ha provato Rubino, ha parato Malavasi, qui ha avuto fretta di concludere Fasano. Marrocchi, bella l'idea per Basic. Fovio! Che parata qui. Time out Fasano. Time out, andiamo a sentire naturalmente le panchine.